Iniziamo, passiamo alla consegna delle onorificenze e quindi io invito i familiari a raggiungerci sul palco, ad iniziare dalla signora Anita Feltrin da Forno, mamma di Stefano, accompagnata da Francesco, fratello. Invito la signora Paola Dal Ponte De Felipe, vedova di Dario, con le figlie Alida e Alice. Invito il piccolo Giacomo Spaziani, unitamente al papà di Fabrizio, signor Dario Spaziani. Ed invito ora la signora Barbara Mitrio Zago, vedova di Marco, con il figlio Lorenzo. Grazie, leggerò ora la motivazione che è per tutti la stessa. Con generoso slancio ed encomiabile spirito di servizio, partecipava a bordo di un elicottero, unitamente ad altri operatori, alle operazioni di soccorso di alcune persone in occasione di una frana di vaste proporzioni verificatasi in montagna. Nel corso di una seconda ricognizione, volta ad accertare l'eventuale presenza di altri soggetti bisognosi d'aiuto, per un incidente che faceva precipitare al suolo il velivolo, perdeva tragicamente la vita. Splendido esempio di umana solidarietà ed elette virtù civiche, spinte sino all'estremo sacrificio. 22 agosto 2009, Cortina d'Ampezzo, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Medaglia d'oro al merito civile alla memoria di Stefano da Forno. Riceve la medaglia la signora Anita Feltrin da Forno, mamma di Stefano. Medaglia d'oro al merito civile alla memoria di Dario De Felipe. Riceve la medaglia la signora Paola Dal Ponte De Felipe, vedova di Dario. Medaglia d'oro al merito civile alla memoria di Fabrizio Spaziani. Riceve la medaglia il figlio Giacomo Spaziani. Medaglia d'oro al merito civile alla memoria di Marco Zago. Riceve la medaglia la signora Barbara Mitrio Zago, vedova di Marco. Grazie quindi, signor Ministro, grazie ai familiari. Io credo che si possa concludere ancora con un applauso. Questo momento, questo doveroso riconoscimento. Grazie.
Grazie signori, grazie, grazie Ministro, grazie a tutti voi.